L'ultimo spettacolo del Magikar sarà un successone! Urrà! Buongiorno a tutti! Aspetti! Amy! Ci vediamo il 28 febbraio! Amy! Amy! Bellecchia, inseguila! Accidenti! Forse dovrei fare un po' più di esercizio. Mi scusi, lei ha visto Magical Amy? No. Ah, May! Tu hai visto Amy, per caso? No, non l'ho vista! Non importa. Grazie. May, andiamo! Questo l'hai fatto tu, Ronnie? Sì. Hai davvero fatto un ottimo lavoro. Oh, grazie. Ronnie, ti fa ancora male la mano destra? Oh, no, direi che va molto meglio. Sarebbe l'occasione buona per abbandonare il pugilato. Io non voglio abbandonarlo. Ma perché non vuoi? Non lo so. Allora, May, vuoi stare attenta mentre sto spiegando? May, dico a te... May! Ma insomma, lasciami in pace! Insomma, May, sbrigati, vieni subito alla lavagna! Oh, no! Ecco, ho finito! Devo portare, sono così belli. Ma certo, li prenderò tutti e due. Oh no, devo portarmi dietro anche tutti questi, come posso fare? Senti, May, a te piace molto fare trucchi magici, non è vero? Sì! E domani sarà l'ultima volta. Oh. Domani sarà l'ultima volta che potremo vedere May fare magie sul palcoscenico. No, mi vedrai di nuovo un giorno. Non ho intenzione di andar via per sempre. Potresti se ti impegnassi. Lo dico sul serio. Oh, aspetta, fermati, fermati. Oh, dove vai? Aspetta. Insomma, dove vuoi andare? Obbedisci, se no ti picchio. Sì, l'ho sentito anch'io. Mi piacerebbe frequentarla. Ah, è una buona idea. Ho intenzione di impegnarmi seriamente, sai. Cosa? Hai detto che è una buona idea? Ah, evviva! Hai sentito, Giubbi? Andiamo insieme alla scuola del nonno. Giubbi! Grazie, papà, evviva, come sono contenta.
Snoopy, non sei contento? Diventeremo dei maghi! Evviva! Allora ti affiamo, è per domani! Sì, è per domani! Buona fortuna, May. Certo, capisco, ma non devi preoccuparti per me. Io posso cavarmela da solo. Sono d'accordo. No, no, io non lo faccio per questo. Lo faccio perché mi piace, perché anch'io voglio insegnare ai bambini. Allora fa come vuoi. Grazie mille. Cosa? Che cosa hai detto? Stavo parlando della scuola di magia. Ah, io non capisco. Cosa c'è di interessante nella magia? Beh, è un lavoro come tutti gli altri, come fare i biscotti, per esempio. Annie, forse non avrei dovuto chiederti di abbandonare la tua carriera di maga. Ma non mi hai obbligata tu. Ho deciso di abbandonarla da sola. Lo vuoi un caffè? Sì, sì, grazie. Ha detto che ha deciso da sola. Da sola. Che cosa pensi? Cosa? Ah, oh, niente, stavo solamente pensando a domani. Puoi cambiare idea se vuoi, puoi conservare i poteri magici. Ti ringrazio, Moco, ma ho già deciso. Ma non te ne pentirai? Non lo so. Ma voglio fare quello che ho deciso, anche se un giorno potrei pentirmi. Voglio andare fino in fondo. Capisco. Ma ora bisogna dormire.